A me non importa quello che pensa la gente, a me importa quello che pensa Dio. Non importa quello che pensa l'uomo fatto di polvere, di carne e passeggero. A me importa quello che pensa Dio. E il mio Dio mi comanda di predicare, mi spinge a predicare. Mi ha rivolto una vocazione per predicare la sua parola, per le strade, per le piazze, perché la parola di Dio quando raggiunge i cuori, la parola di Dio porta luce, la parola di Dio porta speranza, cari. Abbiamo letto nel libro dei Salmi, voglio riflettere qualche minuto ancora questa sera. Dice così: per mezzo dei tuoi comandamenti io acquisto intelligenza. Noi siamo liberi di predicare la parola, come la maggior parte degli uomini sono liberi di peccare, tra virgolette. L'uomo può fare quello che vuole, pensa di essere libero. C'è gente che ruba, che bestemmia, che si prostituisce, che si droga, che ammazza, che fa il male alla luce del giorno senza vergogna. Perché io dovrei aver paura di predicare? Noi siamo qui per fare l'opera di Dio, e questa è una testimonianza viva dell'esistenza, della potenza, della grandezza del nostro Dio, il Creatore, l'Onnipotente, perché Lui è il padrone del cielo e della terra. Oh, alleluia! Per mezzo dei tuoi comandamenti, dice la parola di Dio. Oh, alleluia! Dice: per mezzo dei tuoi comandamenti io acquisto l'intelligenza, perciò odio ogni sentiero di falsità. La vera intelligenza è odiare la falsità, odiare il peccato. La vera intelligenza è seguire la retta via. La vera intelligenza è conoscere Dio. La vera intelligenza è fare il bene.